ragazzi, questo è il nono video di Spiro Alias Adventure e dato che è il nono video, oggi andremo a vedere l'ultimo mondo di questo gioco immaginario. Seguitemi per scoprirlo. Allora, eccoci qua con tutte le isole rivelate tranne una. Ovviamente l'unica ancora da rivelare è l'ultimo mondo. Vediamo un po' che cos'è. L'ultimo mondo in questione è... la Legione del Re. Proprio così, Legione del Re è l'ultimo mondo del gioco. Allora, vi premetto che questa sarà una visita molto breve, perché Legione del Re è un mondo più corto rispetto agli altri. Innanzitutto ha meno livelli del solito, non ci sono livelli circuito, non c'è un livello dedicato interamente a un amico giocabile, infatti per l'appunto è l'unico mondo dove non ci sarà da liberare nessun amico con un riscatto a riccone. I pochi livelli nascondono anche meno mini draghi del solito, ma in compenso sono i livelli che hanno più gemme in assoluto. Infatti, Legione del Re, i propri livelli hanno 900 gemme. Allora, Arcipelago Interstellare 400, Foresta del Cielo 500, Colosseo Congelato 600, Lago dell'Illusione 700, Città dell'Antico 800 e infine Legione del Re hanno 900 gemme ciascuna. Dunque, come avete potuto sentire anche dalla musichetta di sottofondo, ovviamente questo mondo è ispirato a Nork, a quel mondo di Nasty, Nork Nexus, sì. Infatti è un mondo molto ristretto, anche il mondo casa, così come Nork Nexus, sarà molto ristretto e non lo si potrà completare subito, ma bisogna prima completare tutti gli altri livelli per poter prima ripulire il mondo casa. Sì, insomma, avete capito, è tutto molto ispirato al primo questo coso. Oh, guardiamolo più da vicino, ma... guardare più da vicino è tutto inutile. Rimaniamo ancora a questo castello che ha 6 torri, cioè no, le torri sono 5, vuol dire, ha 5 torri, una rossa, una arancione, una blu, una verde, una gialla. Ma questo è un po' una concept art, perché qui le torri poi sono di più, e ce n'è una anche rosa. Insomma, questo era un design beta, questo è il design definitivo. E niente, è sospeso in un cielo notturno e ci si accede con una scalinata dorata, tipo fatta di polvere di stelle. Il colore con quale noi identifichiamo è il rosso cremisi, l'elemento è il fuoco e il tema dei livelli sono base militare, ma anche porti e luoghi marittimi, tipo il mondo di Nasty proprio in Spiro 1. E ora che vi mostri un attimo una cosetta. Legione del Re e Cittadella Antica tanto tempo fa erano un'unica isola chiamata la Regione Antica, quella che vedete qui. Però con lo sparpagliamento dei mini draghi l'equilibrio di questo regno se ne va a puttane letteralmente e quest'isola si spezza in due, Cittadella Antica e Legione del Re. Niente, questo è un po' quello che dovete sapere. Infatti vedete, qui c'è il castello che era ancora tutto dorato, che si ergeva su una collina, altre torri, il sole e la luna che erano qui e poi si è spaccato. Il castello è andato qui, luna e la sole sono andate qua e le torri qui disperse. Dunque ragazzi, è tempo ora di vedere l'ultima famiglia di mini draghi. Ed è questa qui che ancora non avete visto. Riveliamola. Eccola qua. È questo mini drago un po' dall'aspetto strano, ma che cos'è? Andiamo a vedere su che cosa è basato. Famiglia della Legione del Re. La famiglia dei mini draghi della Legione del Re hanno l'aspetto di un perioftalmo, il loro elemento è il fuoco. Allora, il perioftalmo, per chi non lo sapesse, è un pesce curioso che cammina e va fuori dall'acqua grazie proprio alle sue pinne mani. È apparso nell'anime di Sanpei col nome Matsugoro e... mi sono detto, dato che è l'ultima famiglia di mini draghi, perché non basarlo su un pesce strano e insolito? E così ho fatto. Questa, ragazzi, è l'ultima famiglia di mini draghi. È la meno numerosa e sono i mini draghi del fuoco. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. È stata una visita veramente, ma veramente breve. Ma dopo tutto ve l'avevo detto, era l'ultimo mondo e poco c'era da vedere in quanto era ristretto e non c'era neanche un amico da liberare. Adesso conosciamo tutto quanto il regno di Aerea, Arcipelago Interstellare, Foresta del Cielo, Colosseo Congelato, Lago dell'Illusione, Cittadella Antica e Legione del Re. Quale fra queste isole vi piace di più? Scrivetemelo nei commenti.
Nel prossimo video penso di fare una cosetta breve e spiegarvi come ci si muove nel regno di Aeria. Questo è un piccolo anteprima che vi spiega i movimenti che Spiro dovrà fare da isola a isola per spostarsi da un luogo all'altro. Ovviamente parlerò anche della transizione dei portali, eccetera. Bene ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video che finalmente sarà qualcosa di diverso dal mostrare i mondi con un'occhiata generale. Ciao!